Ciao a tutti ragazzuoli, sono Techerevas ed eccoci qua con l'undicesima parte di The Surfing. Allora, eravamo arrivati sopra dei tetti da quando ricordo. Ed è la prima volta che ricordo. Vai! Continuiamo! Esatto! E non so che cavolo sto facendo il mio personaggio, ma va bene. Si può ritornare indietro? Che figo! Ma non ci interessa, continuiamo avanti. Quanta luce! Cos'è? Una scureggia che cammina? Aprite! Seguiamo la scureggia. Oh, stanza impettata dalla scureggia. Che bello. Posso fare luce. Boh, io lascio così. Di sicuro si deve saltare. Capo poco. Immaginavo. Salute anche a te. Signore, proteggimi! Un cavolo parla. Capisco che ho paura. Vai! Chi sei tu? C'è qualcun altro? Ok. Ci voglio andare. Devo vedere chi è quello prima. Quel povero uomo è terrorizzato. È un vigliacco. Ti trascinerà sul fondo assieme a lui. No, non sei un mostro. No, mi ucciderai. Grazie al cielo, ho corso tanto. Senti, sarò anche una guardia, ma credimi, ho sempre pensato di avere più cose in comune con i detenuti che con la banda di guardie assassine qui a Abbott. Ti aiuterà se lo proteggi. È un debole. Deve essere ucciso. Ora, l'unica cosa che mi viene in mente è che dobbiamo cercare aiuto. Qualcuno deve essere in grado di aiutarci. Dai, dobbiamo raggiungere la sala radio. Da lì possiamo chiamare qualcuno. Mi proteggerai? Andiamo. Ti proteggerò perché sono buono. E voglio finire con il finale buono. Dunque, qual era? La moglie e l'altro credo dobbiamo sia di chiedere Gus. Aiuto! Forza! Mamma, perché non ti ho dato retta? Ehi, Mi hai mamma. detto che nessun uomo dovrebbe guadagnarsi da vivere tenendo rinchiusi Preoccupare. altri uomini come animali. Ah, Tu lo sapevi, mamma, lo non sapevi. capisco. Perché non ti ho dato retta? Capisco cosa devo fare. Quindi devo chiudere qua. Non finiscono più, perché? Dagli tempo di schiacciare. Aggiungo pure io la luce. Wow. Cosa sto facendo? Umano. Ah, tutto così orribile! Che fare? Non finiscono più, una strage c'è. Esatto. Sicuro là. Da là esce. Non ci vado là fuori, non ci vado.
Dai, che sei sicuro là. Oh no, non esco finché non li fai... Adesso, per arrivare alla sala radio, dobbiamo passare per il cortile. Ma maledizione, non c'è via d'uscita da questa torre. Pensavo ci fosse, ma non ce n'è. Da qua presuppongo che si debba fare così. Anche se non ne sono... Ma va bene. Wow, chi è? Chi era la cassa di dinamita? Mi sembra che abbia funzionato. Sei un uomo sveglio, un po' pazzo forse, ma sveglio. Possiamo uscire adesso, ce la faremo. Yes. Seguimi, volumi. Vai! Che malgata! Corri, Malcolm, corri! Tocca a te, Cory. Cory avrebbe voluto avere un padre con cui giocare. Ma tu dov'eri? Prigione? Per averti ucciso? Forse. Dai, curati. Ok, curati. Cavolo, è un'invasione. Quanti sono? No. Il riflettore! Quelle creature lo temono! Se tu riuscissi a usarlo come hai fatto prima! Il riflettore! Quelle creature lo temono! Se tu riuscissi a usarlo come hai fatto prima! Devi essere un angelo piovuto dal cielo, un angelo della vendetta, venuto per salvarci. Forza, ci siamo quasi. Là dentro, la radio è là dentro. Ok. Dobbiamo chiedere aiuto, forza. Aspetta un secondo. La radio è già accesa, ma che cos'è quel rumore che viene dall'altoparlante? È come se fosse posseduto o roba del genere. Con tutto quello che mi fu passato, il diavolo continua a perseguitarci. A volte penso che tu sia un padre perfetto. Lo sono, infatti. Sembra che l'interferenza venga dalla parte ovest dell'isola. Aspetta, deve essere per forza dal vecchio manicomio. Le guardie vanno laggiù ogni tanto. Hanno attivato una vecchia radio per restare in contatto con Abbott. Forse è questo che sta causando l'interferenza. Ma forse è qualcos'altro. Ho sempre pensato che quel posto fosse infestato. Potrò vederci più chiaro se verrai nel mio studio. Vai, vai fino al manicomio e cerca di capire cos'è che provoca tutte queste interferenze. Non abbiamo tempo da perdere. Io resterò qui ad aspettare. Tutto solo. Ma starò bene. Tu vai. Che vale.
Vai, vai fino al manicomio. Sto andando. Cerca di capire cos'è che provoca tutte queste interferenze. Non abbiamo tempo da perdere. Io resterò qui ad aspettare. Tutto solo. Ma starò bene. Tu vai. Sto andando. Vai, vai fino al manicomio e cerca di capire cos'è che provoca tutte però. Queste interferenze. Non abbiamo tempo da perdere. Io resterò qui ad aspettare. Tutto solo. Ma starò bene. Tu vai. Penso che il video può finire qua anche perché sono stanco. Va bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete like, iscrivetevi, eccetera eccetera. Commentate ovviamente. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.